Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con le news da Asti e provincia. È stato approvato al Consiglio regionale il piano sulla sicurezza integrata voluto dall'Assessorato regionale alla sicurezza. Si tratta di un insieme di iniziative che toccheranno un capillare potenziamento dei sistemi di sorveglianza video. A questo si aggiungono analisi dei dati relativi ai crimini per studiare azioni mirate contro la delinquenza, uno studio e una promozione di una architettura della sicurezza, cioè un'attenzione al recupero delle aree abbandonate che portano a degrado e al rispetto di certi canoni edilizi che attraverso lo studio dell'illuminazione e della geografia dei territori aiutino a prevenire il crimine. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i 5 sinti interrogati dal GIP di Rimini dopo il loro arresto con l'accusa di essere responsabili di diversi furti in ville appartamenti della Riviera Romagnola. Partivano dal Cuneese e dall'Astigiano per andare a colpire sulla Riviera, dandosi appuntamento a Magliano Alfieri, a casa di Cristian Colluffio, 30 anni. Da lui arrivavano Massimiliano Bresciani, 28, Michele Vailatti, di 24 anni, e Lorenzo Falletta, 33 anni. Partivano alla volta di Rimini, dove trovavano Elix Truzzi, 33 anni, il basista. È un prototipo unico in Italia, pronto per il brevetto se ci fosse dietro qualche startup disposta a trasformare in un piccolo progetto di mobilità super sostenibile. Si chiama Palindrom ed è l'esemplare unico di Velorial italiano, astigiano anzi, visto che ad idearlo è stato Roberto Argenta, neopensionato appassionato di sport all'aria aperta e di bicicletta. E con questa notizia è tutto, un saluto e un ringraziamento da parte della nuova provincia. Il tuo giornale solo dei bambini.